Nella frazione di Santa Maria La Stella le mamme si sentono un po' abbandonate dal comune 10 Sant'Antonio. I problemi più grossi riguardano i loro bambini, riguardano il trasporto scuola, bus, riguarda le sedi scolastiche della frazione. Questa mattina un folto gruppo di mamme si è recato presso la stanza del sindaco per cercare di trovare una soluzione. Noi ci ritroviamo qui a parlare oggi con il sindaco per diversi problemi. In primis l'aumento del 100% della retta scuolabus. Io penso che sia gravemente, proprio offensivo che la giunta comunale, il sindaco, chieda al cittadino, dopo già aver pagato la retta scolastica per 2011-2012 del pullman, l'aumento del doppio, cioè passare per me che ho due bambini da 110 a 220. Cioè, l'aumento del doppio è oneroso. Io penso che sia una cosa vergognosa. Sono stati presentati anche altri problemi per quanto riguarda la struttura propria della scuola. In via Cantagallo noi ci ritroviamo ad avere una struttura che non sia idonea come scuola, come già si sa, l'80% delle strutture italiane non è adibita per la scuola. Ma questa noi ci ritroviamo ad avere già da una settimana senza acqua. I bambini non entrano quasi già da una settimana. E le strutture, quando piove, le condizioni climatiche piove anche all'interno della scuola. Non c'è una pensilina, abbiamo fatto richiesta per la pensilina e noi siamo proprio scartati, scartati, scartati. Una scivola, entra anche l'acqua dentro le aule. Poi ci sono dei rovi da 3 anni, da quando è stata inaugurata questa scuola, dei rovi, e non lo so se saranno lunghi 2-3 metri, quindi i bambini quando escono fuori a fare ricreazione possono francamente farsi male. Inoltre, attaccato a questa scuola c'è un edificio abbandonato da 3 anni, un ex supermercato, e la notte è un covo di drogati. E quindi ci ritroviamo ad avere siringhe, anticoncezionali, di tutto, di più. Queste sono delle cose che non chiedono miliardi, cioè basta un po', un pizzico di buona volontà, io credo.